In passato i gatti selvatici erano diffusissimi nelle verdi foreste della Germania centrale. In seguito a un'irragionevole classificazione del mondo animale in animali utili e dannosi, contro i nostri amici felini venne condotta una spietata campagna di sterminio, da cui sono stati salvati negli ultimi anni grazie alle nuove leggi sulla caccia e ai progetti di difesa della natura. Il gatto selvatico è un animale solitario e amante del proprio territorio. Una volta scelto, difficilmente lo lascerà senza alcun motivo, e all'interno del territorio a comandare è la femmina. Questa superiorità la femmina la manifesterà anche quando, tra fine febbraio e fine marzo, il maschio parte alla ricerca di una compagna con cui accoppiarsi. La gatta selvatica va in calore solo una volta all'anno. Dato che non si allontana mai dalla sua riserva di caccia, è il gatto a doverla raggiungere e a dimostrare così l'inferiorità del proprio rango. La sua superiorità fisica, un maschio adulto può pesare oltre 10 kg e superare il metro di lunghezza, non gli è ora di alcun aiuto. Per ottenere la fiducia della femmina, il maschio cerca di appropriarsi del nuovo territorio e spesso avanza arrotandosi le unghie. In passato si credeva che questo gesto fosse legato alla necessità di limarle, mentre oggi sappiamo che sotto le zampe del felino si trovano alcune ghiandole odorifiche in grado di secernere una sostanza con cui il terreno viene inconfondibilmente marcato. Per la stessa ragione, il gatto segna anche con l'urina i confini del proprio territorio. I primi segni del calore sono i richiami emessi dalla gatta, normalmente furtiva e silenziosa. E sono proprio tali richiami ad avere non solo attirato il maschio, ma ad incutergli ora un riverente rispetto. Nella femmina, il calore si manifesta anche attraverso la posizione eretta della coda, che di solito tiene abbassata, con segnali odorosi sul terreno, con l'affilamento delle unghie e sfregando la testa e il corpo contro qualunque oggetto a portata di mano. Durante le manovre di avvicinamento, il maschio non perde mai di vista la compagna. Con infinita cautela, accorcia sempre più le distanze. In genere, però, è la femmina a decidere la distanza da mantenere e lo svolgimento dei successivi approcci. I richiami e l'inseguimento possono protrarsi anche molto più a lungo. La gatta è infatti in calore, ma non ancora pronta per l'accoppiamento vero e proprio. Quanto più la stagione è rigida, tanto più intensi sono i rituali dei due gatti selvatici in amore. Ecco giungere il richiamo di un altro maschio, un estraneo. Questo giovane non pare sentirsi ancora del tutto a proprio agio, ma i versi di una gatta in calore sono praticamente irresistibili per tutti i maschi che si rispettino. Eppure questo giovane si sente almeno altrettanto padrone del campo dell'avversario più adulto. È a quest'ultimo, forse più forte, che spetta di aprire le ostilità nei confronti dell'intruso. Ah!
La gatta si tiene al di fuori della contesa. Non sembrano affari suoi. Quando la situazione si fa critica, l'animale in difficoltà decide di abbandonare la lotta e a cedere non sempre è il più giovane. L'animale più forte non infierisce mai sul perdente. La gatta non è ancora pronta per l'accoppiamento e al maschio non resta dunque che continuare a seguirla sulla neve. Il continuo leccarsi e pulirsi della femmina appartiene al rituale dell'accoppiamento, così come il guardare da un'altra parte e l'apparente indifferenza del maschio. La gatta si rotola spesso e ripetutamente nell'erba. Questo non significa tuttavia che essa sia pronta per l'accoppiamento. Si tratta piuttosto di una fase acuta del calore. Attraverso questi lunghi preliminari, la coppia si prepara all'atto sessuale, aspettando il momento ideale per la fecondazione. Al ricco cerimoniale del corteggiamento appartiene anche un atto di civetteria, una piccola fuga della gatta, in realtà un ennesimo invito per il maschio. Per accoppiarsi, la femmina deve assumere una particolare posizione, mentre l'atto in sé dura solo un attimo. Ad accoppiamento avvenuto, la femmina grida e allontana il compagno. Ma si tratta di normali manifestazioni, proprio come l'accurato lavaggio dei genitali e i nuovi rotolamenti della gatta. L'atto sessuale viene ripetuto più volte, fino al completo estinguersi del calore della femmina. Il morso sul collo con cui il maschio tiene ferma la compagna è in realtà leggero e delicato, e non c'è pericolo che la ferisca. Tirandole indietro la testa, il gatto favorisce il sollevarsi del bacino della femmina,
ulteriormente sostenuto dalla pressione delle zampe posteriori. E ora la gatta fa di tutto per comunicare al maschio che la sua presenza non è più desiderata. Compiuto il suo dovere, può tornarsene nel proprio territorio. È la fine del mese di aprile. Il sole riscalda i pendii della valle del fiume Köhl nella zona dell'Eifel. Qui, così come nell'Unsrück, nell'Harz e nella selva di Turingia, nel corso degli ultimi anni il numero dei gatti selvatici è tornato ad aumentare grazie alle nuove leggi sulla caccia. A questa crescita contribuiscono anche le caratteristiche del gatto selvatico. Infatti, per gli uomini è difficilissimo durante il giorno imbattersi in questo animale schivo, silenzioso e protetto da una pelliccia mimetica. Si dice che i gatti selvatici siano grandi predatori e vadano ghiotti di tutto quel che si muove, dai piccoli caprioli ai topi ai maggiolini. Ma i primi vengono abbattuti solo se deboli e ammalati. Gli uccelli corrono meno pericoli in quanto il gatto caccia prevalentemente a terra. E gli scoiattoli hanno vita facile, poiché il felino non riesce proprio a inseguirli così rapidamente sui tronchi degli alberi. Il gatto selvatico non ama inoltre la lotta violenta con le martore, feroci predatori. I sensi della futura mamma sono incredibilmente affinati. È in grado di fiutare una traccia vecchia di qualche ora e i suoi occhi e l'udito non sono da meno. La principale fonte di alimentazione del gatto selvatico sono i neonati di altri animali, anche se occasionalmente razzia qualche nido di uccello o, in caso di estrema necessità, non disdegna animali morti da poco e non ancora in putrefazione. Sorprendente è la sua disponibilità a buttarsi in acqua, anche se la sua pelliccia non lo difende e si bagna completamente. È ormai primavera inoltrata e il ruscello non è più gelato. I gatti selvatici non sono dunque quegli irriducibili nemici dell'acqua che tutti pensano. L'anatra selvatica ha depositato le sue prime uova. Di solito fanno parte dell'alimentazione dei gatti selvatici. Cacciatori a parte, il gatto selvatico qui in Germania ha pochi altri nemici. La donnola e qualche raro sporadico gufo reale, pericolosi soprattutto per i cuccioli. Fra la volpe e il gatto selvatico esiste un'antica inimicizia. Raramente si incontrano e fanno in modo che le loro strade si incrocino il meno possibile. In genere, la volpe è la prima ad allontanarsi. Probabilmente, all'origine di quest'odio vi è un problema di ordine alimentare. Entrambi si nutrono infatti degli stessi animali da preda, quelli preferiti anche da un altro predatore, la poiana. Topi, topi e ancora topi. La gatta è ormai prossima al parto. Si è scelta come rifugio una cavità alla base di un vecchio ceppo. È importante selezionare il terreno e l'ambiente migliore per i piccoli che nasceranno. Piccole caverne nella roccia, tane sotterranee, vecchi cumuli di rami, occasionalmente anche il rifugio abbandonato di qualche boscaiolo. Le condizioni imprescindibili sono la vicinanza di un buon territorio di caccia e tranquillità assoluta. La tana non viene imbottita in alcun modo. Il pavimento è duro ma asciutto. Dopo una gravidanza durata 63 giorni contro i 56 di un gatto domestico, ecco che arrivano le doglie. I piccoli si muovono con vivacità nel ventre della madre.
Diversamente dai gatti domestici, che figliano più volte all'anno, questo felino lo fa una volta sola. Il parto può avvenire con il corpo disteso o accucciato. Dalla bella quanto sofferta espressione della madre, è facile capire che anche per gli animali dare alla luce i propri piccoli è un evento non del tutto indolore. Ed ecco che anche l'ultimo dei tre cuccioli è nato. Immediatamente mamma gatta lecca via la placenta. I suoi energici colpi di lingua servono a stimolare la circolazione sanguigna dei cuccioli ancora ciechi e sordi e a pulirne e asciugarne il pelo. La placenta, l'amnios, la sacca delle acque, vengono mangiate dalla gatta affinché la tana resti pulita. I piccoli cominciano subito a muoversi, ma hanno ancora un estremo bisogno di calore e la madre provvede a ricondurli vicino a sé. Il morbido manto dei gattini, per ora una soffice peluria su cui si può già scorgere un abbozzo di disegni caratteristici della specie, è ormai definitivamente asciutto. Se la madre non riesce ora ad asportare con i denti il cordone ombelicale, anch'esso si seccherà e si staccherà da solo. Leccare i genitali e la zona anale dei piccoli neonati serve a stimolare il rilancio dei primi escrementi che, come tutte le altre secrezioni, vengono mangiati dalla madre. Alla nascita, il peso dei piccoli, dai 40 ai 135 grammi, dipende dalle condizioni di nutrimento della madre e dal loro numero. Ne possono nascere da 2 a 6 per cucciolata, ma in media si tratta di 3 o 4. Le componenti basilari del comportamento sono innate. È il caso della poppata dal seno materno, anche se a volte capita di sbagliare la mira. Ma la madre fa di tutto per assecondare l'olfatto, il gusto e il bisogno di calore dei propri piccoli. Qui si è appena leccata il pelo intorno ai capezzoli, cosicché i gattini possano bere più facilmente. Il parto è terminato. I piccoli sono stati lavati e allattati e ora la gatta può permettersi il meritato riposo. I gattini hanno ora 9 giorni. Sono ancora ciechi e sordi, completamente indifesi e bisognosi di calore. Trascorrono la maggior parte del tempo dormendo rannicchiati vicino alla madre sul duro terreno della tana. La gatta continua a provvedere alla loro igiene, stimolando con regolari leccate l'espulsione degli escrementi. I piccoli non hanno ancora messo i denti, ma i loro occhi cominciano già ad aprirsi. Spesso se ne schiude prima uno, poi più lentamente l'altro. All'inizio l'iride è di un blu intenso ed è impossibile distinguere le pupille. Come accade a molti cuccioli, i gattini sognano e si agitano nel sonno. Fin dalla nascita le zampe sono provviste di minuscoli artigli, ma è ancora presto perché i cuccioli le possano sfoderare e ritrarre a piacimento.
I loro movimenti si limitano a qualche rotolone e annaspamento. È ancora tutto da coordinare. Quando il cucciolo si agita, significa in genere che ha fame. Non bisogna dimenticare che la sua unica fonte di nutrimento resta per ora la madre. Questa volta la gatta non andrà troppo per il sottile nello scegliere la sua preda. D'altronde, conosce bene il suo territorio. Non lo abbandona mai, ma deve essere sufficientemente esteso per garantire la sopravvivenza dell'intera famigliola. Di solito, il territorio del gatto selvatico, tana compresa, si aggira sui 50-60 ettari di terreno. Non è dunque a caso che mamma gatta giunga oggi a ruscello. Che i felini amino il pesce è cosa nota, e i gatti selvatici se lo pescano da soli. Si dice che la loro zampata per catturare le trote sia così veloce da non dare nemmeno il tempo all'acqua di inumidire il pelo. Ma anche le trote sono veloci. Non appena la madre li lascia soli, i cuccioli di 30 giorni danno inizio alle prime esplorazioni all'esterno della tana. La loro curiosità è evidente, ed è proprio attraverso di essa che imparano ad osservare e a riconoscere. Ora possono cominciare a sfoderare gli artigli e i loro occhi reagiscono ad ogni immagine in movimento. Ma al primo miagolio di un piccolo smarrito, ecco che mamma gatta si precipita verso la tana. Anche in questo caso, il morso della gatta, simile a quello del maschio nell'accoppiamento, è delicato. Serve unicamente per la presa. L'importante è afferrare il piccolo nel modo giusto, evitando che resti rigido e si dibatta mentre la madre lo trasporta. Ma trattenere i piccoli nella tana è un'impresa ardua. La loro vivacità li spinge in continuazione verso nuovi giochi e nuove esperienze. Durante le spedizioni di caccia, il gatto selvatico sfrutta tutti i ripari forniti dalla natura per nascondersi a potenziali predatori alati. Spesso si ferma a perlustrare i dintorni con la sua vista acutissima, tendendo le orecchie per captare anche il più piccolo dei rumori. Questo animale non è infatti particolarmente abile negli inseguimenti, così come non è del tutto vero che è un esperto arrampicatore e che attacchi le proprie vittime dall'alto. Il gatto selvatico è piuttosto un cacciatore paziente e silenzioso, che avanza furtivamente, attende e quindi si lancia sulla preda con balzo felino. Lunghe ricerche compiute nell'arco di diversi periodi dell'anno hanno stabilito che il 90% delle prede del gatto selvatico è composto da piccoli roditori, vale a dire da topolini. Nei cuccioli, quasi tutti i comportamenti fondamentali per la vita adulta sono innati. Vengono però assimilati e affinati con l'esercizio, mentre altri sono appresi direttamente nella pratica. Il gioco con il topolino ancora vivo è un caso importante. La presa e cattura della preda sono meccanismi innati, ma il punto migliore per il morso, quello che uccide istantaneamente il topo, è tutto da imparare. I gattini sanno però fin dalla nascita che la preda va azzannata partendo dalla testa. Il posto giusto viene trovato evitando l'area protetta dai peli più sensibili, le vibrisse. A 3 settimane i gattini hanno ancora i denti da latte. Come in tutti i cuccioli di molte specie, ecco perché masticare una preda tanto grossa è così faticoso. Se si osserva a lungo l'atteggiamento della gatta nei confronti dei piccoli, che sviluppano sempre maggior confidenza, ci si accorge che sembra adottare alcune strategie educative. Qui pare preoccupata per l'assenza del cucciolo. Si vede chiaramente che è nervosa, contrariata. I piccoli ormai pesano troppo per essere trasportati dalla mamma come un tempo. I denti forti e affilati della gatta rischierebbero ora di ferirli quando li solleva. Ma fortunatamente i cuccioli imparano presto a ritornare alla tana.
la gatta continua a circoscrivere quanto più possibile le spedizioni esplorative della sua prole. Portarli a caccia con sé sarebbe solo un impaccio. Il problema è che non hanno ancora imparato a seguire la madre su lunghi percorsi e rischierebbero così di perdersi ogni due passi. Lentamente, però, le escursioni in compagnia si fanno più frequenti e più lunghe. Per i cuccioli di 2 mesi e mezzo vi è un'infinità di cose nuove e interessanti da apprendere. Ora dovranno imparare a riconoscere le loro prede. Lo stimolo principale viene dai guizzi e dai salti dei piccoli animali. E tuttavia, i gattini non si accorgono della loro presenza fino a che essi non si agitano. È impossibile per loro riconoscere una preda immobile. Questa è un'ottima occasione per imparare, ad esempio, che una rana non è una preda che fa per loro. Il sapore e il contatto con la pelle viscida sono infatti spiacevoli. Il bosco è pieno di alberi su cui arrampicarsi, ma anche questa è un'arte da affinare. Il primo incontro con l'acqua è un'altra tappa fondamentale. In questo ruscello poco profondo, un giorno, diventati grandi e forti, potranno pescare belle trote. Entro l'autunno, i piccoli avranno sufficiente esperienza per badare a se stessi, senza più bisogno dell'assistenza della madre. Si separeranno da lei per stabilirsi in un altro territorio. I gatti sono animali solitari. I loro unici incontri coincidono con la stagione degli amori e degli accoppiamenti. Nel corso dell'inverno cambieranno il pelo. Quando avranno il mantello tipico di un giovane gatto, anche la loro coda appuntita cambierà forma, diventerà folta e arrotondata.